Insieme ai velivoli da trasporto, gli elicotteri HH-3F del quindicesimo stormo di pratica di mare sono tra gli assetti più versatili a disposizione dell'aeronautica militare per l'impiego in missioni fuori area, oltre i confini della nostra tradizionale area di responsabilità, come braccio aereo dello strumento militare nazionale. Lo dimostrano le oltre 4.000 ore di volo effettuate dagli HH-3F, che dal giugno 2003 sono rischierati in Iraq nell'ambito del 6° ROA, reparto operativo autonomo, un assetto joint inquadrato nel contingente italiano e formato da personale ed elicotteri dell'aeronautica e dell'esercito, e che impiega anche i velivoli a pilotaggio remoto Predator. Il livello addestrativo degli equipaggi e le caratteristiche delle macchine in dotazione fanno spesso dell'aeronautica l'unica componente in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse. Grazie all'effettiva e generalizzata capacità di impiego di giorno, di notte e in condizioni meteo marginali, con l'utilizzo di ausili frutto della tecnologia più avanzata come i visori notturni, gli HH-3F rappresentano un punto fermo nelle missioni più complesse e di difficile gestione. Con l'aggiornamento degli equipaggiamenti degli elicotteri, ormai da tempo i reparti montati su HH-3F hanno sviluppato una notevole capacità Combat SAR, molto apprezzata anche in campo internazionale e alleato. Condurre, anche in ambiente ostile, operazioni di soccorso e di evacuazione sanitaria, così come missioni di trasporto o di supporto alle forze speciali, è perfettamente alla portata degli uomini e dei mezzi dell'aeronautica militare. Rappresenta un altro aspetto della loro quotidianità e un patrimonio di capacità a disposizione del Paese.